Ciao, allora, un nuovo video chiacchiericcio, come al solito, no? Penso, qualche cosa mi viene in mente, vedo qualche cosa in televisione o su Instagram, mi fa riflettere, allora, condivido con voi le mie riflessioni. Ultimamente, ci avete fatto caso che si vedono un sacco di tette in giro? Parlo ovviamente di allattamento, quindi seno mostrato durante l'allattamento. Mi sono messa a riflettere un pochettino, non lo so, quindi ho detto, vabbè, condivido con voi le mie riflessioni, che come al solito non sono preparate, non è un video preparato, una cosa così che mi viene al momento, accendo la videocamera, ho appena finito di fare un altro video, ho detto. Volevo dire questa cosa, volevo condividere con le ragazze questo mio pensiero, i ragazzi questo mio pensiero e sapere anche il vostro. Non lo so, a volte mi sembra che non so se stia diventando quasi mi sembra che rasenti un po' l'esibizionismo. E adesso vi spiego esattamente quello che voglio dire. È il protagonismo che comunque regna su Instagram e tutti noi che facciamo parte di questo mondo ne soffriamo un po', sicuramente. Però io ho sempre pensato che certe cose sono molto personali. Adesso vi dico da dove vengo io, chi mi segue da tanto lo sa. Io ho allattato sia Joseph che Jacob per 13 mesi in maniera esclusiva. Non ho mai dato latte in polvere, ho sempre allattato, neanche ho tirato il latte pochissime volte, ma ero sempre lì disponibile per loro. Però allo stesso tempo, non ho mai, no, aperto la maglia e tirato fuori la tetta e allattato. L'ho fatto in pubblico, l'ho fatto svariate volte, ma mi sono sempre coperta. Per una questione di pudore mio e anche per non attirare sguardi, magari che non fossero del tutto, perché sei in mezzo alla gente, quindi non sai, no? Che mi facessero sentire non a mio agio. Mi spiego? Quindi ho sempre ritenuto che si può allattare in pubblico, si può anche, insomma, coprire. Usavo queste copertine, che insomma non è che erano molto leggere, erano carine, erano fatte apposta per quello. E lo ripeto, mi faceva sentire più a mio agio mentre lo facevo. Quindi, dicendo questo, voglio dire che non sono contro l'allattamento nella maniera più assoluta, anzi, ragazze, io ho sofferto tantissimo per allattare i miei figli, ma una cosa che voi non potete immaginare, io piangevo, piangevo, non scendo nei particolari perché veramente ho sofferto tantissimo, però per me era una cosa talmente importante che ho sempre stretto i denti, ho detto, cioè, questo è un regalo che io faccio ai miei figli, perché considero l'allattamento al seno una cosa meravigliosa. I bambini che vengono allattati con latte in polvere sono ugualmente sani nella maniera più assoluta, però ovviamente se io ho scelto di allattare e ho fatto quel sacrificio è perché lo considero estremamente. I bambini sicuramente ne traggono un grande beneficio da quello. Quindi, essendo io una che ha allattato in maniera esclusiva per 13 mesi, non lo so, non ho mai sentito la necessità di mostrarmi, pur avendone parlato, essendo assolutamente immaginata a favore, sì. Anche quando vedo una donna che allatta non mi dà alcun fastidio, assolutamente, nella maniera più assoluta. Però lo ripeto, personalmente l'ho trovato sempre una cosa molto privata, molto personale. È un momento mio e di mio figlio.
non da essere condiviso. Lo so che molti di voi avranno un giudizio diverso, però questo è sempre stato il mio, è stato un momento mio, è stato un momento bellissimo, senza che lui... Ho trovato anche che quella copertina desse a lui la giusta concentrazione, no? Per non guardarsi troppo in giro, al massimo guardare me, perché queste copertine, no, ti danno lo spazio per poter guardare il bimbo, invece che magari concentrarsi sulle persone o tutto quello che c'era intorno. Però mi è venuta in mente questa cosa proprio perché ultimamente ho visto tantissimo e diversi post, appunto, anche di personaggi famosi, VIP, mentre allattavano, e mi è venuta in mente questa cosa. Anche perché, sapete cos'è? Poi ho pensato anche... ci sono tante donne che magari non possono allattare. Allora, se una sceglie di non allattare, assolutamente, io è una cosa che non condivido, non ho fatto, non farei mai, soprattutto se uno sceglie di non allattare per non rovinarsi il seno, che credo che sia una cosa... Però, insomma, le scelte, ovviamente, una donna l'importante è che stia bene. Se stare bene vuol dire, se una poi sta male perché si è rovinato il seno, e allora forse è meglio che non lo faccia. Però ci sono tante donne che effettivamente non possono allattare o riescono ad allattare per un breve tempo. E quindi no, mi sembra come dire... No, vedi? Cioè, io sì, tu no. No, non lo so. Però sì, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. È una cosa che voi, se avete fatto, l'avete fatta pubblicamente senza alcun problema. Se ancora non l'avete fatto, come immaginate questo momento? Lo immaginate più intimo o lo immaginate più... che magari può essere ugualmente intimo, però io non lo so, mi distrarrei con tutto quello che c'è intorno e magari starei sempre lì a guardare se c'è, non so, il vecchio maniaco che mi sta a guardare, non lo so. Preferisco dare un'opportunità in meno di attirare l'attenzione per questo, perché appunto... Mi darebbe fastidio. Comunque ditemi cosa ne pensate. Lo farete? Non lo farete? Non vi dà alcun fastidio? È una cosa appunto che farete con tranquillità, senza alcun pudore? Oppure eviterete? Oppure avete evitato? Fatemelo sapere. Ditemi un po' la vostra opinione. Comunque vi mando un grandissimo bacio. Ciao!